Il contratto di assicurazione. La definizione del contratto di assicurazione è contenuta nell'articolo 1882 del Codice Civile, che così recita: l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Allora, dalla lettura di questa norma possiamo già avere tre angoli di visualizzazione con cui inquadrare questo tipo di contratto e tutte le caratteristiche dello stesso. Innanzitutto, per quanto riguarda il rischio. Se noi guardiamo sotto l'aspetto del rischio, ci accorgiamo che abbiamo due tipi di assicurazione, anche se poi l'assicurazione può coprire tutti i rischi potenzialmente possibili e dunque in un certo senso è omnicomprensiva. Però abbiamo l'assicurazione cosiddetta contro i danni, in cui rientra anche l'assicurazione sulla responsabilità civile, che ha una logica, diciamo così, indennitaria, perché mira a rimettere l'assicurato nella posizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato ove quell'evento futuro e incerto non si fosse verificato, e dunque l'assicuratore dà un indennizzo all'assicurato. Abbiamo invece l'assicurazione, diciamo, sulla vita, che ha più connotazioni, diciamo così, previdenziali, perché mira, a seguito dell'evento morte, a dare all'assicurato e dunque al beneficiario una rendita o un capitale. Anche se questa differenziazione, diciamo così, è un po' discussa, perché secondo una parte della dottrina, in realtà, entrambe le forme di assicurazioni avrebbero una logica, diciamo così, indennitaria. Perché anche l'assicurazione sulla vita, in fin dei conti, a che cosa mira? A mettere l'assicurato e dunque il beneficiario e a ripristinare il suo deficit patrimoniale su ciò che avrebbe ottenuto ove quell'evento, a diciamo morte, non si fosse verificato. E dunque in un certo senso possiamo vedere anche la logica indennitaria nell'assicurazione sulla vita e dunque, e diciamo così, in quella che viene comunemente definita avere una funzione più che altro previdenziale. L'assicurazione poi potrebbe anche esserci, secondo una tesi, un terzo genus, ovvero la cosiddetta assicurazione fideiussoria. L'assicurazione fideiussoria è quando, diciamo così, non una banca, e dunque non è un contratto bancario, ma un'assicurazione si fa carico del rischio di insolvenza del debitore a fronte del pagamento di un premio, e dunque segue la disciplina del contratto di assicurazione. Mentre invece nel rapporto naturalmente tra assicuratore, fideiussore e creditore siamo davanti a una vera e propria fideiussione. Questo è il primo angolo, diciamo così, su cui può essere vista e osservato l'articolo 1882. Inoltre l'articolo 882 ci parla di alcune parti, l'assicuratore e lo stipulante. Bene, diciamo le parti sono l'assicuratore, che è colui che si assume il rischio e dunque del pagamento dell'indennizzo o del capitale o della rendita, a seconda del tipo di assicurazione. Poi abbiamo il beneficiario, l'assicurato, che è colui che ottiene questi pagamenti a fronte, e poi abbiamo lo stipulante. Naturalmente stipulante e beneficiario e differiscono se lo stipulante stipula il contratto di assicurazione, vedremo, in favore del beneficiario, dunque in favore di un terzo, altrimenti se assicurato e beneficiario coincidono avremo solo assicuratore e stipulante beneficiario. E questa è la seconda, diciamo così, prospettiva, angolo visuale su cui possiamo sostanzialmente valutare il contratto di assicurazione. Ora, quali sono le caratteristiche, diciamo così, la terza invece, diciamo, possibilità, il terzo angolo, diciamo così, di visualizzazione è dato dalle obbligazioni. Cosa deriva dal contratto di assicurazione? Bene, abbiamo un obbligo sicuramente dell'assicurato fisso, sicuro, certo e duraturo, che è quello del pagamento di un premio. Di converso abbiamo un'obbligazione soltanto eventuale dell'assicuratore, che è quello del pagamento o dell'indennizzo o del capitale o della rendita a sinistro verificatosi. E dunque un'obbligazione certa in capo all'assicurato beneficiario, un'obbligazione eventuale e incerta in capo all'assicuratore. Ora, questo già ci fa venire un dubbio sostanzialmente su, vedremo tra i requisiti c'è la sina alla gamma città,
Ma siamo davanti a un rischio bilaterale? Ma siamo davanti a una vera e propria contratto sinallagmatico? Perché? Perché proprio questo fatto che una sola prestazione è sicura, che è il pagamento del premio, mentre l'indennizzo dell'assicuratore sotto forma di indennizzo oppure di rendito capitale, a seconda del tipo di assicurazione, è invece eventuale e non sicuro, queste prestazioni sono reciproche? Siamo davanti a un contratto sinallagmatico? E soprattutto è un'alea bilaterale, visto che io il pagamento comunque te lo faccio con certezza. Ecco, questo vedremo, sarà risolto in maniera affermativa dalle opinioni dominanti, ma non ci sarà, non mancherà chi sostiene anche che siamo davanti a un negozio che in realtà non è sinagmatico, non è a prestazioni corrispettive, proprio per quello che abbiamo detto, e soprattutto anche chi riterrà che non siamo davanti a un vero e proprio contratto aleatorio, perché l'alea è soltanto unilaterale. E c'è chi altrettanto dirà che siamo davanti a un contratto aleatorio, ma non nel senso che si intende, ovvero non un'alea che consiste nel che poi è la causa del contratto, che consiste nel trasferimento del rischio dalla vittima all'assicuratore, dell'evento futuro incerto, dunque della morte o del sinistro stradale, ma davanti a una distribuzione del rischio fra tutti gli aderenti al contratto. Ma vedremo che questi elementi li risolveremo in seguito. Andiamo adesso a vedere le caratteristiche essenziali del contratto di assicurazione. Siamo davanti a un contratto consensuale e dunque in attuazione del principio consensualistico che si realizza e si perfeziona con il consenso delle parti, senza necessità di ulteriori elementi e dunque di dazio rei o di forme solenni. Siamo davanti sostanzialmente a un contratto oneroso, perché abbiamo il pagamento del premio al fronte, seppur non contemporaneo, e questo abbiamo visto può porre dei problemi, pagamento dell'eventuale indennizzo o rendita o capitale a seconda del tipo di assicurazione da parte dell'assicuratore, e un contratto a prestazioni corrispettive, nonostante una prestazione sia certa, sicura, immediata e duratura, che è il pagamento del premio, mentre l'altra prestazione, l'indennizzo, pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore o della rendita o del capitale non sia contemporaneo, naturalmente effetti obbligatori, perché fa realizzare questi obblighi, non abbiamo effetti traslativi, ed è un contratto di durata. È un contratto di durata che vedremo la durata è disciplinata dall'articolo 1899, possiamo leggerlo, poi lo approfondiamo, normalmente a durata annuale, che si proroga qualora non avviene disdetta, ma può avere anche durata pluriennale. Il contratto di assicurazione, infatti se leggiamo il 1899, l'assicurazione effetto, diciamo, dalle ore 24 del giorno della conclusione alle del contratto, alle ore 24 del giorno, dell'ultimo giorno della durata stabilita del contratto, diciamo che normalmente la durata è annuale, ma l'assicuratore può proporre una copertura pluriennale, a fronte però di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa, diciamo, copertura annuale. Dunque può avere una durata superiore su proposta dell'assicurazione, ma comunque con una riduzione del premio rispetto a quel premio che si avrebbe avuto qualora, diciamo, il contratto avesse avuto durata invece annuale. Se però il contratto supera i 5 anni, l'assicurato trascorso in quel quinquennio ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Dunque abbiamo la possibilità di un'assicurazione pluriennale, non annuale, dove però il pagamento del premio deve essere ridotto rispetto a quello che si pagherebbe in un anno, perché è un vantaggio per l'assicuratore, che comunque è un imprenditore e beneficia di una durata superiore, e dunque mi riduce, come avviene per molti altri contratti, almeno il pagamento del premio rispetto a quello che avverrebbe se l'assicurazione avesse durato un anno, con possibilità però per l'assicurato di recedere se, diciamo così, il contratto supera i 5 anni trascorso il quinquennio, e diciamo così, con un preavviso di 60 giorni. La norma è stata modificata perché in precedenza era stabilito che l'assicurato, in caso di durata pluriennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 60 giorni, e dunque semplicemente in caso di durata pluriennale, senza questo riferimento ai 5 anni, al superamento dei 5 anni. Inoltre si diceva se questo supera i 10 anni, le parti trascorso il decennio e nonostante fatto contrario,
hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi. E dunque in precedenza, per poter recedere, dovevano passare 10 anni in caso di contratto pluriennale e soprattutto la facoltà di recedere con preavviso di 6 mesi era per entrambi le parti. Adesso, se il contratto supera i 5 anni, l'assicurato ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Dunque cambia il preavviso, cambia il potere di recedere, prima 10 anni nei confronti di entrambi le parti, adesso 5 anni nei confronti di una parte sola. E dunque questa è stata una modifica, diciamo così, al regime temporale del contratto, diciamo, di assicurazione previsto all'articolo 1899, che dunque capiamo benissimo è un contratto chiaramente di durata. È un contratto aleatorio, dunque non un contratto commutativo. E come tutti i contratti aleatori, che differisce dal contratto commutativo perché? Perché non che il contratto commutativo non abbia un'area, Tutti i contratti hanno qualche area, ma è un qualcosina in più. E allora perché il contratto aleatorio non si può recedere dal contratto aleatorio per lesione? Perché lo dice 1447, quarto comma, non possono essere rescissi i contratti per causa di lesioni, i contratti aleatori, perché non hanno un'area semplicemente più resistente. E sostanzialmente non si possono risolvere per eccessività sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta, perché hanno un'area più resistente. E dunque, diciamo così, riescono più a sopportare degli eventi o degli accadimenti che difficilmente riescono ad alterare l'area sino all'area, ma perché l'hanno spostato un po' più avanti. Sono più resistenti ad accadimenti rispetto ai contratti commutativi che sono meno resistenti e dunque sono soggetti alla rescissione per lesione e sono soggetti alla risoluzione per eccessiva onerosità. Ora, diciamo però, bisogna pure fare, diciamo così, alcune precisazioni, perché se andiamo a guardare l'articolo 1897-1898 e qualcosa ci dice però sul rischio. È vero che non ci può essere normalmente, come tutti i contratti aleatori, la rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma il codice non è indifferente alla diminuzione del rischio o all'aggravamento del rischio, che permettono anche l'interruzione del rapporto. Ecco perché una parte della dottrina dice, tra le altre cose, non sono aleatori. Non sono aleatori perché? Perché il 1467-1448, che non permette la rescissione per lesione ai contratti aleatori, e qui non trova ontologica applicazione. Perché? Perché noi nel caso di contratto di assicurazione abbiamo i tariffari. E dunque, se si prevede una, diciamo così, premio eccessivo, un qualcosa di eccessivo, abbiamo il normale meccanismo di sostituzione automatica di clausole, ovvero in base al combinato disposto 1418-1339 la clausola che cede la tariffa viene di fatto dichiarata nulla, disapplicata e sostituita dalla previsione tariffaria legale. Dunque non ha alcun senso, non trova applicazione questa norma dal momento che ci sono i tariffari. E in più non è vero che non si risolve per eccessiva onerosità sopravvenuta, perché l'aumento del rischio è una fonte di possibile recesso dal contratto. Perché andiamo a leggere l'articolo 1898, che dice: il contraente ha l'obbligo, in caso di aggravamento di tale rischio, di dare avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio, in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto all'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione, o non l'avrebbe consentita se non per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere il contratto dandone comunicazione per iscritto. E il recesso dell'assicuratore è effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicurazione non avrebbe consentito, che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione in presenza di quell'aumento del rischio. È effetto invece dopo 15 giorni se l'aggravamento del rischio è tale che l'assicuratore avrebbe chiesto un premio maggiore. Dunque, importante è come se si può recedere dal rapporto qualora ci sia un aggravamento del rischio. L'assicurato, tra gli obblighi informativi che ha, deve comunicare all'assicuratore eventuali ipotesi di aggravamento del rischio. Per esempio, un'assicurazione sulla vita: mi hanno fatto una visita al cuore e sto per schiattare. Allora a questo punto cosa succede? Qualora quell'aggravamento del rischio avesse impedito proprio, ove fosse stato saputo subito, all'assicuratore proprio la stipula dell'assicurazione: no, tu sei malato terminale, hai un problema gravissimo al cuore, io l'assicurazione sulla vita non te la faccio, o sarebbe stato un pochino meno forte, e dunque al momento della stipula del contratto, ove si è conosciuto subito, avrebbe consentito
diciamo così, un premio molto maggiore e permette il recesso all'assicuratore, che a effetto immediato, qualora l'assicuratore in presenza di quell'aggravamento del rischio non avrebbe proprio stipulato il contratto di assicurazione, oppure a effetto decorso, se non sbaglio, 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale in cui l'assicurazione te l'ha prefatta, ma con un premio sicuramente maggiore. E dunque capiamo, qualcuno sostiene, e allora vedi che c'è una conseguenza sull'eccessiva onerosità, in questo caso derivante dall'aggravio del rischio. E dunque non è vero che siamo davanti a un contratto latore, dunque non trova applicazione il divieto di risoluzione per eccessiva onerosità. E questo può essere un argomento accettabile oppure meno. Sta di fatto che l'aggravamento del rischio può portare al recesso del contratto. Così come la diminuzione. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio 1897 tale che, ove io fossi stato a conoscenza di questa diminuzione del rischio al momento della stipula del contratto, avremmo stipulato un contratto con un premio minore, l'assicuratore, questo veramente appunto è molto importante, a decorrere dalla scadenza del premio, non può esigere, ha la facoltà di recedere dal contratto. E dunque anche qui una diminuzione del rischio comunicata dall'assicuratore, questo dal contraente all'assicuratore, dunque dall'assicurato all'assicuratore, può permettere il recesso del contratto. Oppure può permettere anche il mantenimento in vita del rapporto, però chiaramente va diminuito il premio perché è diminuito sostanzialmente il rischio. Queste sono ipotesi di aumento o di diminuzione sostanzialmente del rischio. Viceversa, qualora il rischio venga meno, questo veramente appunto è molto importante o non è mai esistito, il contratto di assicurazione sostanzialmente è nullo, perché il rischio ci deve essere sempre, ce lo dice il 1895. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o se è cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Cosa succede se il rischio cessa invece durante l'esecuzione del contratto? Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o venga a sua conoscenza, i premi relativi al periodo di assicurazione esatto sono dovuti per intero. Quello che effetti l'assicurazione debbano avere inizio a un momento posteriore, a dire insomma, ecco, il 1895 invece ci dice il rischio ci deve esistere, perché se viene meno il contratto è nullo prima della conclusione del contratto. Dopo la conclusione del contratto è chiaro che viene meno, però bisogna pagare all'assicuratore i premi fin tanto che l'assicuratore non venga a conoscenza di questa inesistenza e venir meno sostanzialmente il rischio. Prima abbiamo parlato di aumento o diminuzione del rischio, ma c'è pure l'ipotesi che il rischio non ci sia mai stato, allora il contratto è nullo, questo veramente è molto importante, se non è mai esistito o c'è stato prima la conclusione del contratto, oppure viene meno nel corso del rapporto e in questo caso l'assicuratore però dovrà pagare i premi fin tanto che lui non è a conoscenza e diciamo così della cessazione del rischio, e questo è molto importante. Dunque il codice regola l'ipotesi di inesistenza totale del rischio, di venir meno dello stesso prima della conclusione del contratto, di venir meno dello stesso durante la conclusione del contratto, o l'ipotesi invece di non venir meno, ma di aumento o diminuzione sostanzialmente del rischio. Tutte queste ipotesi fanno capire dunque quanto sia centrale il rischio del contratto, che alla fine in un certo senso è la stessa causa, perché il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e dunque quanto è importante che questo rischio, che concretizza poi la causa del contratto di assicurazione, la stessa alea, ci sia e sia regolata ogni ipotesi sostanzialmente di variazione dello stesso. Ora, detto questo, proprio in relazione al rischio c'è appunto una dottrina che sostiene che in realtà non siamo davanti al contratto all'attore, o meglio, non siamo davanti a un contratto aleatorio bilaterale. Perché se noi leggiamo l'articolo 1882, vedremo, questo è confermato dal codice delle assicurazioni, l'assicurazione, questo veramente è molto importante, 1883, scusate, del codice civile, l'impresa di assicurazione. L'assicurazione va esercitata in forma di impresa. Ma se si esercita l'assicurazione in forma di impresa, vuol dire che ogni impresa stipula tantissimi contratti di assicurazione con cui riceve un pagamento immediato e duraturo, abbiamo visto, anche per più anni di un premio assicurativo. Ma l'indennizzo
o la rendita o il capitale mica vengono dati subito, mica vengono dati per ogni contratto. Ed ecco che proprio l'esercizio in forma di impresa e la possibilità per l'assicurazione, per l'impresa assicurativa, di stipulare moltissimi contratti di assicurazione fa sì che un'impresa alla fine assicuratrice non abbia tutto questo rischio, perché a fronte di un pagamenti del premio che riceve per ogni contratto, l'indennizzo è soltanto eventuale e sicuramente per la legge dei grandi numeri non verrà fatto per ogni contratto. E dov'è il rischio? Dov'è il trasferimento del rischio, dice questa dottrina, dall'assicurato all'assicuratore? Qui non c'è trasferimento di un solo rischio, qui il rischio viene ammortizzato e distribuito tra tutti coloro che stipulano il contratto di assicurazione. Ed ecco che proprio questo non immediato pagamento dell'assicurazione degli indennizzi, che è solo eventuale, a fronte di un ricevimento costante, esercitandosi l'attività in forma di impresa, di premi, l'assicuratore non sembra avere rischi. Il rischio non va dall'assicurato all'assicuratore, che non ha rischi, o meglio non ce l'ha, c'è troppa sproporzione tra quello che riceve rispetto a quello che eventualmente darà. E allora invece il rischio viene distribuito fra tutti gli assicurati. E dunque la causa non sarebbe tanto il trasferimento del rischio dal beneficiario all'assicuratore, quanto la distribuzione tra tutti coloro che stipulano il contratto di assicurazione. E questo se si esercita, come logica vuole, il contratto in forma di impresa. Qualora invece l'attività non fosse in forma di impresa, saremmo davanti a una vera e propria scommessa. Se io faccio un singolo contratto e non ricevo immediatamente, ricevo il premio, ma non ti do l'indennizzo che è solo eventuale, questo che assicurazione è? Questo è una scommessa, dice la dottrina. Se lo facciamo in forma di impresa, la causa c'è, non è una scommessa, ma non è il trasferimento del rischio all'assicuratore, dal beneficiario all'assicuratore, che non ce l'ha il rischio, l'assicuratore, visto che fa 12.000 contratti di assicurazione in un anno a fronte magari del pagamento di un solo indennizzo. Mentre invece la distribuzione del rischio fra tutti gli assicurati. E questo è un'ottica interessante che nega che la causa, o meglio, più che negare l'aleatorietà, trasforma la causa, l'aleatorietà, il rischio, che non è in capo all'assicurato, ma di fatto è solo in capo all'assicuratore, ma in capo è distribuito davanti a tutti gli assicurati, una sorta di alea unilaterale, diciamolo così, che però non è una mera scommessa, perché comunque una causa di distribuzione del rischio fra gli assicurati c'è, almeno se esercitate in forma di impresa. Fosse individuale, saremmo davanti quasi veramente a uno swap, a comunque una scommessa. Ora, detto questo, si è discusso anche della natura, appunto, a prestazioni corrispettive. Ma se il premio te lo pago subito e l'indennizzo è solo eventuale, o la rendita o il capitale, dov'è la prestazione corrispettiva? Dov'è la sinallagmaticità? È una parte della dottrina lo esclude, invece per una tesi, diciamo, che resiste, il contratto non solo è aleatorio, ma è anche sostanzialmente sinallagmatico, a prestazioni corrispettive. E queste sono le caratteristiche, diciamo, principali, possiamo dire, del contratto di assicurazione. Ora, detto questo, il contratto di assicurazione è disciplinato anche dal codice delle assicurazioni private, ovvero dal decreto legislativo del 2005 numero 219. Ora, questo codice è molto importante, soprattutto dagli articoli 11, 23, 28, 29, eccetera, perché ci stabilisce come sostanzialmente, quale sia la procedura, anche per i soggetti legittimati a esercitare questa attività assicurativa di cui, e dunque a stipulare contratti assicurativi, di cui abbiamo visto i caratteri e gli elementi essenziali. Diciamo così, c'è stata una modifica e possiamo dire che adesso l'istituto che vigila sulle assicurazioni è adesso l'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che a partire dal 1 gennaio 2013 si è presa tutti i poteri e tutte le competenze che prima appartenevano all'ISVAP. Allora, interessante è l'articolo 11, sostanzialmente, che stabilisce l'esercizio dell'attività assicurativa, diciamo così, avviene in forma di impresa. L'impresa di assicurazione, dunque, c'è una perfetta coincidenza tra l'articolo 11 e l'articolo 1883, che necessita che le attività assicurative siano esercitate da un'impresa di assicurazione e dunque in forma di impresa. Ancora più interessante è la differenziazione tra imprese che hanno e che svolgono attività assicurativa che hanno sede in Italia e dunque nel territorio della Repubblica,
pubblica, imprese che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione Europea e vogliono esercitare attività in Italia, imprese che vogliono esercitare attività assicurativa in Italia, cioè nel territorio della pubblica, ma hanno sede addirittura in uno Stato terzo, non membro dell'Unione Europea, questa non facente parte dell'Unione Europea. Queste sono norme molto interessanti per quanto riguarda le imprese che vogliono esercitare attività assicurativa e che hanno sede nel nostro territorio. È necessario, ai sensi dell'articolo 13, un'autorizzazione da parte dell'IVASS, ovvero dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che autorizza con provvedimento da pubblicare nel bollettino l'impresa che intende esercitare l'attività assicurativa. Allora, l'autorizzazione richiede determinate condizioni, è rilasciata all'ISVAP quando ricorrono le seguenti condizioni: si è adottata la forma della società per azioni, di società cooperativa, di società di mutuo assicurazioni, eccetera, eccetera, eccetera. L'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo, pari a un importo non inferiore a 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione di danni, 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, e dunque fanno assicurazioni sulla vita, 6.200.000 euro per le imprese che esercitano congiuntamente attività di assicurazione contro i danni e attività di assicurazione B, e tutti altri requisiti che sono stabiliti appunto dall'articolo 14, come modificato recentemente con decreto del luglio 2017, per quanto riguarda le imprese che esercitano attività nel nostro territorio e che hanno sede nel territorio della Repubblica. Ma interessante anche l'articolo 23, che adesso andiamo a prendere, che sono le imprese che esercitano invece e che vogliono esercitare il regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, attività assicurativa nel nostro territorio della Repubblica, che però hanno la sede sostanzialmente in un territorio di uno Stato membro. In questo caso è subordinata l'attività alla comunicazione all'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio Centrale Italiano e aderente al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. E dunque comunicare determinate, all'IVAS, all'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni, determinate condizioni. Ecco, è importante che è considerato esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento, perché queste imprese che hanno sede nel territorio di Stati UE in attuazione dei principi comunitari possono esercitare attività assicurativa nel nostro territorio, previe queste comunicazioni che abbiamo visto, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, dunque in maniera analoga di fatto alle imprese nazionali, e infatti è considerato esercizio attività assicurativa in regime di stabilimento, anche non devono per forza avere agenzie o sede secondarie, ma la presenza anche permanente del territorio della Repubblica, anche di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa, ovvero di una persona indipendente ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa. Dunque neanche una sede secondaria, anche un semplice ufficio. Questo è molto importante. Ecco, e dunque possono esercitare attività in regime di prestazioni di servizi e di libertà di stabilimento. Diverso è il caso invece delle imprese che hanno una sede in un territorio che non fa parte dell'Unione Europea e vogliono esercitare attività da noi. Qui l'attività di libera prestazione di servizi gli è preclusa, possono esercitare solo attività in regime di stabilimento, ma si devono rispettare determinati requisiti, tra cui una sede anche secondaria in Italia. Infatti l'impresa di assicurazione di un paese terzo, vuol dire estraneo all'Unione Europea, dice l'articolo 28 del codice delle assicurazioni, qualora intende esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, vuol dire attività, contratti di assicurazione vita e contro i danni, e preventivamente in questo caso non comunicazione, autorizzazione dell'IVAS con provvedimento pubblicato del bollettino. Però ci stanno determinate condizioni. Questo veramente appunto è molto importante. Ci sono determinate condizioni perché in pratica l'impresa di cui al comma 1, benissimo, ovvero queste imprese che hanno sede in
uno Stato che non è dell'Unione Europea e vogliono esercitare e stipulare contratti di assicurazione vita e contro i danni nel nostro territorio, oltre ad essere autorizzati, diciamo così, dall'IBAS, devono insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito di alcuni poteri specifici, eccetera. E dunque devono avere come minimo una sede secondaria, che per le imprese invece, diciamo così, aventi sedi assicurative nel territorio dell'Unione Europea, in attuazione dei principi adattati europei di libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, non devono avere, basta un ufficetto. Mentre questi che hanno sede in un territorio fuori dall'Unione Europea e vogliono stipulare contratti assicurativi in Italia, devono, oltre all'autorizzazione, avere una sede secondaria in Italia e un rappresentante generale che abbia residenza in Italia, sostanzialmente, altrimenti non può essere fatto e possono farlo solo in regime di stabilimento. Ecco, queste sono le condizioni importanti dettate dal codice delle assicurazioni per l'esercizio di attività assicurativa da parte delle imprese che hanno sede in Italia, imprese assicurative che hanno sede in un paese UE e vogliono esercitare attività assicurative in Italia, imprese che hanno sede in un paese estero dell'Unione Europea, esterno all'Unione Europea, dunque in uno Stato terzo, non facente parte dell'Unione Europea, e che vogliono stipulare contratti di assicurazione contro il danno sulla vita in Italia, oltre ad aver analizzato chiaramente i requisiti fondamentali del contratto di assicurazione.